Microfono. A me piacciono tantissimo i calciatori del Barcellona, però sono contento dei miei e in questo momento sono felice di allenare i miei. Chiaramente questo ragazzo del Barcellona secondo me ha le qualità in futuro per diventare un giocatore, uno dei primi giocatori al mondo senza dubbio. È giovanissimo, ha 17 anni, sembra già un veterano. Se non si perde per strada, secondo me ha grandi qualità per diventare un top player mondiale. E si può elegir uno, un giocatore del Barça? Se tu puoi elegir... Te l'ho detto, ce ne sono tantissimi, c'è l'imbarazzo della scelta, però in questo momento sono felicissimo a allenare i miei. Rai, poi Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Buonasera mister Dario Di Gennaro. Oggi abbiamo seguito la conferenza stampa di Xavi e la frase che abbiamo sentito più ripetere più spesso sia dai colleghi spagnoli sia dallo stesso allenatore è la partita più importante della stagione. Volevo sapere se è così anche per il Napoli e soprattutto sapere se il Napoli è preparato per trasformare la gara di venerdì contro il Torino da quara contro tutti a Napoli contro Barcellona. Ma senti, io non sono d'accordo perché penso che il Napoli ha fatto un'ottima partita di squadra. È chiaro che Vara ha fatto un'eccellente partita, però abbiamo migliorato tantissime cose, ci è mancato solamente di vincere quella partita per un errore che su una situazione che conoscevamo. Però io sono molto contento della partita perché abbiamo migliorato tantissimo in questo percorso. Chiaramente per noi la partita di domani è importantissima, è la partita dell'anno e anche perché noi dobbiamo recuperare il campionato perché ancora abbiamo la possibilità di migliorare la nostra posizione, per cui è uno stimolo in più. Domani è una partita importante perché passare il turno vuol dire tanto a livello societario ma anche a livello di entusiasmo per la squadra. Corriere dello Sport, poi Corriere della Sera e poi Gazzetta dello Sport. Mister, come si allena la paura mentalmente? Cioè come ci si allena a evitare di aver paura? Non ho sentito, scusa. Come ci si allena per evitare di aver paura in una partita del genere? Ma se hai paura non ti devi nemmeno presentare, devi avere una sfrontatezza di affrontare un avversario forte che nell'ultimo periodo anche in buona salute, essere consapevoli che siamo forti, che il Napoli deve andare a giocare da tutte le parti alla pari con l'avversario e cercare di vincere le partite. Allora, il Corriere della Sera, prego i colleghi che vengono convocati per la domanda poi di farsi riconoscere dalle due signore che hanno i microfoni, altrimenti si fa fatica. Sì, eccoci qua. Corriere, poi Gazzetta. Sì, l'ha detto lei, è una partita importantissima, probabilmente possono essere definiti i 90 minuti decisivi di questa stagione. Alla luce anche di quello che è stato il percorso fino adesso fatto dal Napoli, qual è la motivazione più forte che deve avere questa squadra, perché poi le motivazioni possono fare la differenza in partite del genere, i quarti di Champions ma anche il mondiale del club che è un obiettivo fondamentale? Ma è chiaro che non c'è bisogno, come ha detto Matteo, di fare grandi cose per far capire alla squadra l'importanza di questa partita, è una partita che si carica da sé, perché non è da tutti giocare i quarti di Champions contro un avversario di questo livello, per cui sotto quell'aspetto lì non ho utilizzato il mio tempo, ci siamo concentrati più su altre cose dove abbiamo dei difetti, dobbiamo migliorare, perché in queste partite concedere determinate cose può diventare fatale. Gazzetta dello Sport e poi Sport Italia. Buonasera mister. Buonasera. All'andata, prima della partita, aveva detto che lei voleva dare la sua identità, l'obiettivo era dare la sua identità a questa squadra. Rispetto a quel giorno che era la vigilia del debutto,
oggi in cosa è riconoscibile la mano di Calzone in questa squadra e quanto è cambiata rispetto all'andata? Siamo cambiati tantissimo secondo il mio punto di vista, perché ora la squadra è più compatta, concede meno, riusciamo a creare molto di più, stiamo segnando abbastanza, difendiamo in avanti, che per me è fondamentale, a me non mi piace che la mia squadra corra indietro, ma questo è il merito dei ragazzi, perché sono messi a disposizione in 3 settimane, hanno fatto passi in avanti da gigante, per cui chiaro che il percorso non è finito assolutamente, perché abbiamo ancora tanto, tanto, tanto da fare per diventare come io vorrei. Bene, allora Sport Italia, per chiudere chi scrisse. Mister, è importante conoscere se stessi, come ha appena detto anche rispondendo alle altre domande, ed è per questo che la mia vuole essere una domanda positiva. Qual è l'arma in più che potrà mettere in campo il Napoli contro il Barcellona, e soprattutto dal punto di vista mentale e tattico, senza magari dare troppi vantaggi all'avversario, però qualcosa vorremmo sapere. Ma diventare squadra, essere squadra per 90 minuti o per 120 minuti, quello che sarà il tempo, perché l'obiettivo dei singoli deve essere raggiunto tramite l'obiettivo comune. Io mi aspetto che la squadra faccia un passo in avanti, essere un gruppo forte. Penso che questo è l'obiettivo mio personale, anche dei ragazzi, perché hanno capito che sotto questo aspetto abbiamo da lavorare, abbiamo lavorato, sono contento di dove siamo arrivati, però non basta, perché abbiamo, oltre a questa partita, abbiamo altri obiettivi, solamente migrando possiamo centrare quello che siamo prefissati. Ultima. Buonasera mister, Marcello Galvano, Radio Kiss Kiss. Volevo chiederle, lei conosce molto bene Stanislav Lobotka, lo sta rivedendo come, diciamo così, ci aveva abituato nelle passate stagioni dopo il suo arrivo, e soprattutto quanto può pesare nell'economia della partita l'assenza di De Jong dall'altra parte, che comunque a Barcellona? Ma io Lobotka ho la fortuna di allenarlo anche con la nazionale slovacca, di quello che è stato nelle gestioni precedenti non lo so, però io è un anno e mezzo che l'alleno con la nazionale slovacca, ho avuto sempre un rendimento altissimo, da quando sono arrivato io ha un rendimento altissimo, per cui sotto questo aspetto per me lui è una certezza, e chiaramente sono felicissimo di allenarlo. De Jong è un giocatore che a me entusiasma, un giocatore moderno, fisico, tecnico, ha tutto. È vero che manca questa squadra, perché è un titolarissimo, però è anche vero che Barcellona ha una rosa ampia e sicuramente troverà le giuste misure alla sua mancanza, diciamo. Bene, grazie e buona serata.